frattempo, una cosa che forse voi non sapete, perché il telegiornale non l'ha detto per fortuna, il telegiornale dice altre cose, dice quello che scappa col bambino in Spagna, quello che uccide la figlia, quello che uccide la moglie, via via, non dicono mai altre cose, ma c'è questa canzone che ho scritto qualche anno fa, in un momento particolare della mia vita, ma nel frattempo è uscito un CD, Beatles contro Rolling Stones. Siccome io non amo fare tributi o cover, roba del genere, forse dopo alla fine facciamo un brano o due di questo CD, non è altro che un progetto particolare che unisce un brano dei Beatles e uno dei Rolling Stones e lo fa diventare un brano unico, con la stesso groove e stesso tempo. Per fare questo CD ho impiegato molto più tempo che non fa per i miei CD, perché quando si va a toccare Lennon, McCartney soprattutto, ma anche Richards e Jagger, bisogna stare un po' attenti perché non è poi così facile. È ovviamente uno sfottò nei confronti delle tribute band che non ci lasciano più spazio, che ovunque imperano. Lo dico, mi chiudo le porte, ogni tanto poi mi trovo su Facebook e mi mancano degli amici, ma è meglio perdere certi amici. È meglio acquistare quelli tipo appunto qua i fratelli, Vittorio suo fratello, che mi ha visto nel contesto di Beppe Grillo. Io non sono di nessuna corrente politica, però sono simpatizzante di alcuni pensieri, e quando Beppe, che conosco ormai da molti anni, mi ha detto o disse o dirà mandiamoli tutti a casa, quello è il progetto che io ho sposato. Io vorrei tanto vederli tutti quanti a casa senza un soldo, con un sacco di morti in testa. Esatto, invece sono sempre lì a porta a porta, sulla sette di quelli là, e continuano sempre a raccontare queste merdate, e nessuno che li aspetta fuori dallo studio gli tira una randellata nei denti, così almeno per un anno o due anni non vanno più in televisione a fare i figli, capito? E questa cosa qua l'ho detta anche appunto al Circo Massimo con Beppe Grillo. E che cosa ha portato? Che mi hanno cercato loro e mi hanno detto vieni qua a suonare da noi. Vedete? Allora, fa molto piacere, perché io a Milano poi ho suonato molti anni fa al Blue Note, ma quando sono entrato era un momento di essere un pezzente. Uno è arrivato con il gommone e poi a fine serata ha detto è figa però che concerto. Così è stato il mio impatto con il Blue Note, uno schifo. Questo è un brano che ho scritto appunto in un momento delicato della mia vita, molto particolare. I got a feeling, and it took me by surprise. Got a hold on me. Send me reeling to the music in your eyes. Got a hold on me. Never I believe in things I could not see.